Salve a tutti e benvenuti alla 18ª tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 50 e vediamo quel che succede fra gli anni 1953 e 1954. Partiamo! L'Oscar per il miglior film del 1953 lo vince Da qui all'eternità di Fred Zinnemann. Nel cast ci sono star come Burt Lancaster, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Deborah Kerr e Montgomery Clift. La storia racconta le vicende intrecciate di alcuni militari della base di Pearl Harbor pochi giorni prima dell'attacco giapponese. Oltre all'Oscar principale, questo film vince altri 7, compreso quello per la miglior regia e anche quello per il miglior attore non protagonista assegnato a Frank Sinatra. E si tratta di un melodramma forse oggi un po' datato, però sicuramente è una prestazione attoriale di primo ordine da parte di tutto il cast, soprattutto quella di Burt Lancaster, che diventa una stella di prima grandezza proprio con questo film. Ma il film di maggior successo del 1953 è ancora un nuovo classico di Disney, Le avventure di Peter Pan, tratto dal romanzo dello scrittore britannico James Matthew Barrie. Tre fratelli vengono trasportati da Peter Pan, il personaggio protagonista delle loro favole della buonanotte, nell'isola che non c'è, dove vivono tante avventure in lotta con il malvagio Capitano Uncino. Da tempo Disney pensava di passare a questo progetto, anzi, proprio dopo il grande successo di Biancaneve, pensava proprio di realizzare Peter Pan. Poi una serie di circostanze e di problemi anche legali lo avevano indotto a rimandare di anno in anno, finché poi finalmente nel 1953 riesce a realizzare questo progetto. E il grande successo gli dà ragione. E ci voleva, perché dopo il grande successo di Cenerentola del 1950 era seguito Alice nel Paese delle Meraviglie, che era stato un fiasco disastroso. Comunque, fiasco o successo che fosse, se in quegli anni c'era un lungometraggio di animazione in circolazione, poteva essere solo di Disney, che ormai aveva monopolizzato completamente il mercato. E fortuna che stava arrivando la televisione a dar rifugio ai cartoni animati della concorrenza, altrimenti di alternative non se ne sarebbe più sentito parlare. Sempre nel 1953 esce un noir di discreto successo, anche se non particolarmente innovativo, Niagara di Harry Hathaway. Il film racconta di una coppia che va in vacanza alle cascate del Niagara alla ricerca della rinascita del loro rapporto, ma in realtà la moglie progetta di ucciderlo con la complicità dell'amante, ma il marito scopre tutto ed uccide entrambi. Questo film, che di per sé non è che sia eccezionale, si segnala però perché è il lancio nell'Olimpo delle celebrità di Marilyn Monroe, forse la diva più famosa di Hollywood. Marilyn è l'ultimo grande prodotto dello star system americano, che ormai è in via di smantellamento a causa della crisi finanziaria che stanno vivendo tutte quante le major in questi anni. E in questo film si segnala, oltre che per il fisico naturalmente, anche per le qualità recitative che, come sappiamo, aveva appreso all'Actor Studio di New York. Agguantato il successo, ne girerà immediatamente altri due, sempre nello stesso anno, Come sposare un milionario di Jeanne Gulesco e Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks. Tutti quanti si piazzano nei primi 10 posti della classifica del 1953. Una vera partenza col turbo, non c'è che dire. Money grows on trees. La Vergine sotto il tetto è il film scandalo del 1953. Prodotto e diretto da Otto Preminger, è interpretato da William Holden, David Niven e Maggie McNamara.
Il film è una commedia leggera nella quale si racconta la storia di un'ingenua ragazza contesa fra un giovane architetto di buoni principi e un maturo Don Giovanni. La storia è l'adattamento di una fortunatissima commedia di Broadway, come ce n'erano tantissime, come si faceva normalmente in quell'epoca. Di per sé non è niente di più che una commedia sofisticata d'appartamento, molto brillante, solo che ha suscitato uno scandalo incredibile per le numerose allusioni sessuali che conteneva, tanto che è uscito senza il bollino di approvazione del codice di autocensura, il codice Hays. Alcuni stati lo hanno addirittura vietato. Perfino il cardinal Spellman, il primate di New York, è sceso in campo dicendo che guardare questo film equivaleva a un'occasione prossima di peccato. Ma il produttore e il distributore, la United Artists, sono andati fino in fondo, sono ricorsi alla Corte Suprema, che alla fine ha dato loro ragione. E in questo modo ha creato un precedente che avrebbe reso molto più difficile i tentativi successivi di censurare un film. Il codice Hays stava scricchiolando, ma prima che crolli ce ne vorrà ancora. Ancora nel 1953 esce Il Selvaggio, un film di Laszlo Benedek interpretato da Marlon Brando. Racconta le scorribande di un gruppo di giovani motociclisti in un piccolo paese di provincia che da un certo punto si scontrano con una banda rivale. Dal disordine che ne nasce ci scappa il morto, di cui viene accusato il capo del gruppo, che solo all'ultimo momento verrà scagionato. Questo è un film simbolo della generazione ribelle degli anni 50, di cui Marlon Brando, più ancora di James Dean, è diventato un'icona. L'arrivo dei Black Angels, che avanzano come un minaccioso squadrone di cavalieri teutonici, guidati da un Marlon Brando nel fulgore tenebroso dei suoi 30 anni, è una sequenza che è diventata iconica del cinema hollywoodiano di quel periodo. Vale la pena vederlo anche solo per questa sequenza iniziale. Vacanze romane, sempre del 1953, è un film diretto da William Wyler e interpretato da Gregory Peck e Audrey Hepburn. Racconta la storia di una principessa che si trova a Roma per motivi diplomatici e che, sopraffatta dallo stress degli impegni, fugge dall'albergo e si aggira in incognito per Roma, dove incontra un giornalista americano di cui si innamora. Questo film è un altro esempio di quel fenomeno chiamato della Hollywood sul Tevere, cioè quel periodo durato circa una decina d'anni in cui numerose produzioni americane venivano realizzate in Italia, a Cinecittà. E questo è anche il film che lancia una nuova stella, Audrey Hepburn, che vincerà l'Oscar per la miglior attrice protagonista. Ma lancerà anche un'altra stella, la Vespa Piaggio, che dopo il successo di questo film acquisterà una fama mondiale e diventerà un po' il simbolo del boom economico italiano. Uno dei produttori che maggiormente coglie lo spirito del tempo e l'evoluzione del pubblico è Roger Corman. Nel 1954 Corman, che è anche regista, fonda la American International Pictures, che nel giro di pochi anni realizza un gran numero di film di tutti i generi, dal western alla fantascienza, al gangster, al film per adolescenti, tutti a basso costo ma spesso con ottimi risultati al botteghino. E tutti film che sono perfetti per i drive-in. E fino a tutti gli anni 60, nel panorama dell'industria cinematografica americana, questo studio sarà uno dei produttori indipendenti più importanti. L'Oscar per il miglior film del 1954 viene vinto da Fronte del Porto di Elia Kazan. Il film è interpretato da Marlon Brando, Carl Madden, Lee Cobb e Rod Steiger. Racconta la storia di un ex pugile che lavora come scaricatore nel porto di New York e che si trova a scontrarsi con la mafia che controlla i sindacati. Dopo varie resistenze si decide a rompere il velo dell'omertà, ma questo gesto lo lascia solo ed esposto all'astio dei colleghi e alle minacce di morte della mafia.
Questo film vince 8 premi Oscar e sarà il film più famoso mai realizzato da Elia Kazan. Ed è anche la consacrazione della carriera di Marlon Brando, che vince con questo film il suo primo Oscar come attore protagonista. Senza dubbio gli anni 50, soprattutto la prima metà, sono un periodo d'oro per quest'attore, a cui seguirà però un periodo di circa 15 anni di progressivo declino professionale, in cui reciterà in film che saranno un flop dietro l'altro, tanto che alla fine degli anni 60 penserà di ritirarsi. Se non che un giorno Francis Ford Coppola lo scritturerà per Il Padrino e Bernardo Bertolucci per Ultimo Tango a Parigi. E il mito rinascerà. Tornando a questo film, molti critici vi hanno visto un po' la proiezione del dramma personale di Elia Kazan, che aveva subito un forte ostracismo da parte di tutto l'ambiente hollywoodiano a causa della sua collaborazione alla commissione McCarthy, che lo aveva chiamato a testimoniare e alla quale aveva fatto i nomi di alcuni colleghi che venivano considerati comunisti, ai quali ha rovinato quindi la carriera. Questa forte riprovazione dell'ambiente durerà per tantissimi anni, tanto che addirittura nel 1999, quando gli venne assegnato l'Oscar alla carriera, numerosi artisti presenti in sala rimasero seduti in silenzio e a braccia conserte. Il box office del 1954 è tutto per Bianco Natale, un film di Michael Curtiz interpretato da Bing Crosby e Danny Kaye. Si tratta di una commedia natalizia di genere musicale fatta tutta di buoni sentimenti che racconta di due amici ex militari che fanno spettacoli natalizi in un albergo di un loro amico ex generale che si trova in difficoltà economiche e per il quale si esibiscono per attirare clienti. E questa è la dimostrazione che i cinepanettoni non li abbiamo inventati noi. Ma il 1954 è anche l'anno di uscita de La finestra sul cortile, diretto da Alfred Hitchcock e interpretato da James Stewart e Grace Kelly. Il film è un thriller che racconta la storia di un fotoreporter costretto in casa a causa di un incidente e che passa il tempo curiosando con il suo binocolo nella vita degli abitanti del caseggiato di fronte, finché un giorno assiste ad un delitto e si mette ad indagare. Ma anche l'assassino si accorge del ficcanaso. E questo è un altro esempio di rara maestria di Hitchcock. Tutto il film è girato utilizzando un'unica immensa scenografia e tutta la storia si svolge attraverso gli occhi del protagonista. E quasi tutte le inquadrature sono o soggettive del personaggio o scene riprese dalla finestra del protagonista. E quindi lo spettatore è totalmente coinvolto perché come lui ha la stessa visuale limitata e come lui deve fare lo stesso lavoro di individuazione degli indizi, collegarli per arrivare a scoprire chi è l'assassino. Quindi un coinvolgimento totale, un lavoro straordinario. Nessun altro regista è riuscito a fare altrettanto. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video riprenderemo il capitolo dedicato agli anni 50 e vedremo gli anni dal 55 al 56. Sono anni in cui escono alcuni film importantissimi, ma sono anche gli anni che vedono l'uscita di scena della RKO, una delle 5 major che controlla il mercato. Vedremo perché. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!